prima di tutto che bisogna sottolineare che stiamo parlando di persone, di esseri umani, di persone che poi vengono a chiedere protezione, asilo, rifugio, e di persone che cercano di ricominciare a costruire una vita dignitosa. Se noi andiamo a vedere poi caso per caso le storie personali di questi, scopriremo poi tutto quello che loro hanno subito lungo questo percorso della loro migrazione. Posso citare un caso di una ragazza giovanissima che è stata ferita durante il suo viaggio dal Sudan, quando è arrivata nel territorio libico, nella zona di Sebha. Le milizie che controllano quella zona hanno cominciato a sparare contro l'auto su cui viaggiava lei insieme alle altre 25 persone. L'autista, per fuggire da questi spari, l'auto è stata ribaltata, per cui sono morti 5 persone lì nell'immediato, altri 5 erano feriti gravemente. E uno di questi feriti era questa ragazza, si chiama Selam, giovanissima. Dal momento che noi abbiamo saputo la storia di questa ragazza, io personalmente, nell'ottobre del 2014, esattamente il 2 ottobre, alla vigilia dell'anniversario della tragedia del 3 ottobre del 2013, incontrando vari ministri e autorità italiani e europee che erano venuti per l'anniversario, avevo chiesto all'allora ministro degli esteri italiano, Mogherini, di interessarsi di queste tre persone particolarmente che erano in condizioni gravi, due ragazzi e questa ragazza. Inizialmente c'è stata una disponibilità, al punto che anche l'ambasciata italiana a Tripoli si era mossa e è andata a visitare queste persone. Questa ragazza che era in ospedale, i due ragazzi che erano in casa ospiti da alcuni connazionali, per cui uno di questi ragazzi aveva una gamba amputata perché era andata in cancrena perché nessuno l'ha curato. Io avevo chiesto un visto umanitario per queste persone perché possano trovare le cure necessarie qui in Italia. Dopo questo iniziale interessamento, poi il nulla. Dopodiché i due ragazzi sono arrivati un anno fa con i barconi, perché non avevano altra scelta. La ragazza è sbarcata in questi giorni, dopo più di un anno di attesa, di tiramolla da parte delle autorità italiane che ci dicevano a noi che ci stiamo interessando di questo caso, vediamo cosa è possibile fare, e invece poi alla fine si è arrivati alla chiusura dell'ambasciata italiana a Tripoli, per cui ci hanno detto: ah, ormai adesso è chiusa l'ambasciata, non possiamo fare nulla. E addirittura ci hanno chiesto: se la trasferite in Tunisia, forse qualcosa è possibile. Come facciamo a trasferire una ragazza paralizzata da Tripoli fino a Tunisia? Con quali mezzi? Al punto che questa ragazza ha chiesto aiuto ad alcuni connazionali che stavano partendo con questi barconi, proprio ho ricevuto la telefonata nella giornata di domenica, era in un barcone insieme ad altri 500 eritrei, etiopi, somali che viaggiavano con questi barconi di fortuna per raggiungere le coste italiane, e adesso è sbarcata a Palermo e vediamo adesso se finalmente riuscirà a ricevere quelle cure
quell'assistenza di cui aveva bisogno, che poi tra l'altro questa ragazza doveva essere ricongiunta con i familiari che sono in Svezia, per cui la responsabilità non è solo quella italiana, anche le autorità svedesi che sono stati informati dalla famiglia di questa ragazza si sono limitati dicendo: ah, noi non abbiamo ambasciata a Tripoli, quindi non possiamo fare nulla. Se lei non si presenterà davanti a un'ambasciata nostra in quelle zone, cioè addirittura loro parlavano in Kenya o quando stiamo parlando di una ragazza paralizzata dopo quell'incidente che ha avuto. Quindi questa è la situazione, la totale insensibilità anche a volte delle autorità che non rispondono a quei bisogni, però si sta discutendo in questi mesi del processo di Khartoum, della creazione dei centri di accoglienza e di dare di fare schermatura dei richiedenti asilo in questi campi per poi trasferirli legalmente, ma se non si è capaci neanche di dare un visto umanitario per tre casi, per tre persone, figuriamoci come sarà per migliaia e migliaia di richiedenti asilo rifugiati quando se si apriranno questi centri di accoglienza o questi campi di rifugiati di cui si sta parlando, che si vogliono aprire in Tunisia piuttosto che in Egitto, in Marocco, così via. Quali tempi di attesa? Quali procedure? Chi garantirà la sicurezza di questi campi? E chi garantirà anche le procedure stesse? I diritti della persona eventualmente che gli viene negato lo status di asilo e il suo diritto di fare ricorso, chi li garantisce? Ma è tutta una serie di incognita che sembra quasi solo per esternalizzare i confini, esternalizzare il processo di asilo e far accedere meno possibile ai confini dell'Europa di queste persone. Quindi di fatto questo finirà per giustificare poi tutta una serie di respingimenti di massa che fino adesso la Corte europea ha sempre condannato. Ma infatti è tempo di agire, le parole sono state dette, sono state fatte tante promesse. Basta guardare dopo la tragedia di Lampedusa, durante e dopo hanno detto mai più altri morti, invece nel 2014 abbiamo contato più di 3.600 morti, quest'anno già siamo ad altri migliaia di morti. Allora è tempo di agire, meno parole, più fatti. In questi giorni c'è un dibattito Parlamento italiano per istituire la giornata della memoria del 3 ottobre, ma se istituire una giornata di memoria non impegnerà l'Unione Europea ad agire, a mettere in campo quei progetti necessari per prevenire i morti nel Mediterraneo, ma i morti nel deserto, per proteggere queste persone anche lungo i paesi di transito dove vengono diventano vittime del traffico di esseri umani, vittime di tanti criminali e uomini armati e così via. Se non c'è nulla per prevenire, per proteggere queste persone, istituire una giornata di memoria dove fare una passerella per autorità o per mettere sul petto qualche medaglia per qualche associazione, questo non serve a nulla. A noi serve risposte concrete che vadano incontro a questi profughi e che soprattutto prevenga i morti e cerca di prevenire anche tutta una serie di rischi, di abusi, di violenze che queste persone subiscono
lungo il viaggio che sono costretti ad affrontare perché non ci sono altri canali legali di accesso. Quindi più chiusure dei confini in questi anni hanno prodotto più traffico di esseri umani, più violenze, più abusi, più criminalità. E quindi ecco, il tempo di agire per l'Unione Europea è quello di cercare di andare prima di tutto alla radice del problema, cioè trovare risposte alle cause che spingono a queste centinaia di migliaia di persone in fuga. Questo nel paese di origine va fatto. Poi anche nei paesi di transito ci devono essere situazioni, strutture, condizioni di sicurezza, di protezione e di opportunità di accessi legali con i visti umanitari, visti per richiedenti asilo, visti per studenti, visti per motivi di cura e così via.